classica maglia storica giallo-verde per la Colognese e rosso-blu invece per i piemontesi. Partita tra le più storiche, perché mi informavo che è rarissimo tra le due squadre e vari sfide. Già al terzo minuto, sulla linea salva Grigis, tentativo di pallonetto di Bosis. È l'inizio di una partita interessante. All'undicesimo, qui c'è Gemelli, vede Scavo, fa fuori Perico, para di piede Borian. È l'unica azione che farà il Gozzano, perché al ventunesimo già cambia risultato. Cross di Bergamelli, va in cielo Bosis, testa nell'angolino, imprendibile per il portiere Steni. Nona rete per lui, veramente un gran bel gol. È salito in cielo. Al ventinovesimo il Gozzano, una reazione con Cabrini, decentrato. Vediamo Borian in risposta in parata plastica. Bello il destro, ottimo Borian nella risposta. E passiamo al 44esimo. Le donne qui si scaldano perché Ceresoli decide di fare una cosa da libidine. Guardate che rovesciata. Tac, tac. Purtroppo finisce una ciofeca al tiro. Subito dopo, al 46esimo, è vicinissimo Bosis al 2-0. Numero di alta scuola. Barba la traversa. Qui era quasi fatta. Nessun problema. Si riprende la ripresa al quarto minuto. Tutto comincia, guardate, Capitan Rota a centrocampo, lotta, prende palla, vede Ceresoli, guarda Steni in uscita, tira, respinge Steni, bravissimo a non cadere, 2-0. Virtualmente il match si chiude qua. Il Gozzano purtroppo non ha una grande reazione, solamente questa che al trentesimo, Akatsu, o Akassu, non so come si chiama, vede Calza, davanti alla porta sbaglia, guardate, clamorosamente il 2-1. Al 35esimo c'è la moviola di un rigore che la Colognese avrebbe chiesto su Bosis. Lanciato a rete, guardate su di lui, l'intervento di Alvitriez. I degamaschi dicono, se non è questo rigore, quello che è. Per l'arbitro neanche ammonizione, giusto così, intervento regolare. Al 40esimo è l'ultima azione, Fratus, non arriva la deviazione sul cross di Perico, niente da fare. Colognese che sale a 26 punti, virtualmente oggi sarebbe salva, ma chiaramente nessuno ha giocato, e poi sentiremo parlare di interviste, diceva il mister del Gozzano, li abbiamo fatti rientrare nel discorso addirittura salvezza diretta.